Agostini, Albini, Alessandri, Bassi, Bertini Enrico, Bertini Stefano, Biber, Biti, Bonifazi, Borselli, Cellai, Chiavacci, Collesei, Cruccolini, De Zordo, Di Puccio, Dormentoni, Fittante, Fratini, Galli, Gallo, Giambanco, Gianni, Giocoli, Giuliani, Grassi, Lauria, Livi, Locchi, Meucci, Pezza, Pierguidi, Pieri, Pugliese, Razzanelli, Renzi, Ricci, Roselli, Sabatini, Sarra, Scino, Scola, Sguanci, Spini, Stella, Tenerani, Torselli. Invito i consiglieri ad alzarsi per ascoltare l'inno nazionale. Iniziamo i lavori di questo Consiglio con un nutrito ordine del giorno, con alcune domande di attualità, ma in primo luogo, fra le comunicazioni, già nella riunione di giovedì e poi oggi, noi avevamo previsto che potesse esserci la comunicazione della Giunta in merito al recente ampliamento dell'area pedonalizzata del centro storico. Io non ho ben capito
nella riunione se questo sia possibile o meno. C'è qui l'assessore Mattei, vorrei che riferisse al Consiglio o direttamente sul merito o altrimenti quando e perché questo appuntamento deve procedere. Presidente, è abbastanza, buonasera, è abbastanza anomala la sua richiesta, in quanto se la conferenza dei capigruppo decide che ci debba essere una comunicazione, qualcuno di noi dei presenti assessori sarà ben contenta di farla. Nel caso contrario nessuno di noi può arrogarsi il diritto di venire in Consiglio Comunale e fare una comunicazione. Se da parte vostra c'è questa esigenza, da parte nostra non c'è niente in contrario. Io sulla pedonalizzazione posso parlare adesso, tra 15 giorni, come riterrei forse più necessario, perché l'abbiamo detto sui giornali in questi giorni, è una pedonalizzazione che può avere anche delle variazioni e quindi può darsi che tra 15 giorni ci siano cose ancora più certe. Se da parte però della conferenza del capigruppo, che è il massimo organismo che decide i lavori, sovrintende insieme a lei i lavori del Consiglio, viene l'esigenza di parlare oggi, io non ho niente in contrario. Però non è che deve essere l'amministrazione, la giunta a decidere se parlare, ma visto che siamo nel massimo consesso cittadino, credo debba essere il Consiglio Comunale a richiedercelo. Bene, vorrei capire meglio, scusi Scola, vorrei capire meglio, quindi dalle sue parole evinco che l'opportunità che la Giunta ravvisa è di parlarne fra 15 giorni alla luce di una serie di interventi. Sì, me lo dica direttamente lì, con chiarezza, mi dice questo e io a questo mi attengo. Ecco, per quello che mi riguarda e riguarda i quattro assessori presenti in questo momento in giunta, crediamo che, dato, e l'abbiamo detto più volte in interviste, in comunicazioni, anche se non ufficiali, all'Assemblea cittadina, che ci saranno, può darsi che ci siano alcune variazioni, magari tra due settimane ci sarà un quadro più completo di quella che è la pedonalizzazione. Se però l'Assemblea cittadina ci chiede oggi ce lo chiede l'Assemblea cittadina, io mi rimetto al mandato popolare, quindi credo che l'Assemblea cittadina abbia il più alto valore che quello può dire un assessore. Come consiglio direi all'Assemblea cittadina, al Presidente, di aspettare 15 giorni per avere un quadro più completo. Scola aveva chiesto a parlare. Sì. Io, Presidente, mi ripeto su quello che ho già detto alla conferenza dei capigruppo di giovedì scorso e anche alla conferenza di programmazione di poco tempo fa. Non è una mancanza di sfiducia nei confronti o di impossibilità che l'assessore Mattei possa chiarirci e delucidarsi sul problema della sosta, però della pedonalizzazione. Si era chiesto che l'incontro e quindi di questo argomento fosse possibile parlarne alla presenza, che fosse il sindaco a presentarlo in quest'aula, e onde evitare un doppio dibattito, sia oggi e molto probabilmente anche quando il sindaco farà la sua comunicazione. Sì, perlomeno ho fatto la proposta all'interno della conferenza dei capigruppo di giovedì e di oggi di poter rimandare questo dibattito, mantenendo l'iscrizione all'ordine del giorno, al giorno 11 o al giorno 18, compatibilmente con la presenza del sindaco all'interno del Consiglio Comunale. Quindi, perlomeno per verificare, e concordo con l'assessore Matteo su questo aspetto, per verificare quali potrebbero essere le possibilità percorribili, la percorribilità di poter variare anche alla luce di un ritorno. Apro una parentesi, dopo 9 giorni dall'entrata in vigore
di questa normativa, quali possono essere i risultati da un punto di vista tecnico e statistico per poter prendere delle decisioni o variare delle decisioni che già sono state prese. Quindi, alla luce di queste valutazioni, io richiedo di nuovo che la cosa possa essere dibattuta, concordo perfettamente con l'assessore Mattei, la possibilità di poter dibattere di questo alla presenza del sindaco in Consiglio Comunale. Galli? Sì, grazie. A me sembra che la gestione di questa, della pedonalizzazione, o perlomeno della comunicazione della pedonalizzazione, sia abbastanza bizzarra. Pensavamo, viste le parole del nostro sindaco, sempre e comunque di dirci di voler concertare con i cittadini, col Consiglio, per quanto riguarda le grandi decisioni. Mi sembra che questo non sia mai avvenuto. Non è avvenuto neanche il giorno del piano strutturale, quando a seguito del Consiglio appunto specifico sul piano strutturale, immediatamente dopo avrebbe dovuto fare una comunicazione sempre sulla pedonalizzazione, ma era stanco, doveva andare via. La sera prima aveva fatto le ore piccole a Milano, una trasmissione televisiva, per cui aveva fatto tardi, allora era troppo stanco e non poteva parlare di pedonalizzazione. Abbiamo chiesto da 15 giorni una comunicazione, non è stata fatta, oggi ancora una volta viene rinviata. Allora io credo che questo prima di tutto debba essere un dibattito su quelle che sono le scelte del nostro sindaco e della nostra amministrazione. Noi lo volevamo fare un dibattito serio e costruttivo, se era possibile. Costruttivo perché se anche nei nostri interventi c'era forse qualcosa che poteva interessare alla Giunta e poteva interessare al nostro sindaco per migliorarla, per modificarla, per vedere se c'era qualcosa di meglio, visto le tante problematiche che questa pedonalizzazione ha creato a Firenze, noi eravamo disposti a dibattito, ma mi sembra che non vediamo nessuno, la poltrona del sindaco è vuota, probabilmente aveva qualcosa di molto meglio da fare che nell'interesse dei suoi cittadini, e lo stesso assessore Mattei mi sembra abbastanza in difficoltà nel fare questa comunicazione. Io non so dove vogliamo arrivare. Questa poteva essere, come ho detto prima, una discussione costruttiva per un indirizzo importante della città. Avevamo aspettato, prima di fare una cosa come la pedonalizzazione, il piano della mobilità, il piano della sosta, il piano generale del traffico urbano. A tutte queste nessuno ha posto rimedio, nessuno ci ha dato una risposta, però si fa la pedonalizzazione, così all'improvviso, perché ci piace andare sui giornali, perché ci piace conquistare le platee, non soltanto nazionali ma anche internazionali. Dopo cosa si fa? Si aspetta un mese per fare la comunicazione al Consiglio Comunale perché dobbiamo andare a vedere le modifiche, dobbiamo andare a vedere e studiare quali sono le problematiche. Io credo che questa sia stata una scelta quantomeno, non voglio essere offensivo, mi dispiace, ma quantomeno ridicola per quella che è stata la gestione della pedonalizzazione da parte del nostro sindaco e dell'amministrazione. Grazie. Spini. Durante il dibattito sul piano strutturale si è parlato anche della pedonalizzazione. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto presente la necessità di tenere conto attentamente sia del problema dei residenti, perché abbiamo sostenuto la tesi che se i residenti vanno via non viene il salotto buono ma viene il degrado, sia naturalmente di chi svolge attività lavorative. Ora io non vorrei sforzare oltre il limite, ma io prenderei atto di quello che ha detto l'assessore Mattei. Se non ho capito male, l'assessore Mattei ha detto: se volete che parli, parlo, ma siccome probabilmente ci saranno delle modifiche, forse è bene aggiornarsi fra 2 settimane. Io prendo atto con soddisfazione di questa dichiarazione, che probabilmente ci saranno delle modifiche. Grazie assessore, grazie presidente. Grazie a lei, Crucolini. Ma anch'io concordo con quello che diceva il collega Spini. Io vorrei ricordare al capogruppo Galli che intanto strumentalizzare con parole grosse e quant'altro non ha assolutamente senso. Se vuole la rissa, caro Galli, far sapere che una discussione sul piano strutturale non c'eri, c'è stato un capitolo, riascoltatelo, perché oggi la tecnologia ce la permette, c'è stato specificatamente un capitolo del sindaco su
durante gli interventi del piano strutturale non si poteva fare. Bene? Allora io credo che sia metodo quello che è stato fatto, un intervento che è iniziato il giorno di San Giovanni e ci sono state sollecitazioni, intanto la commissione, carissima consigliere Grande, la discussione politica non è solo in Consiglio Comunale, ci sono anche le commissioni, mettono in contatto il comitato dei cittadini Piazza Pitti, con la presenza dell'assessore Mattei, che ringrazio, abbiamo fatto una riunione velocissimamente, quindi da questo punto di vista l'amministrazione ha in qualche modo recepito alcune difficoltà, penso alla questione della disabilità, penso alla questione Fate solo gazzarra, vi state distinguendo per fare solo gazzarra. Bene? Allora, noi diciamo che dobbiamo fare questo dibattito quando anche queste ulteriori modifiche sono state attuate per vedere come funzionano le situazioni. Quindi, io sono d'accordo, come abbiamo fatto nella conferenza di capigruppo, quando la maggioranza di capigruppo abbiamo chiesto di posticiparla, e da questo punto di vista si possa prendere anche in considerazione ciò che l'opposizione ha detto rispetto al corridoio miseriale, eccetera, volete un'ulteriore opportunità per vedere, credo non ci sia bisogno, verrà valutata anche questa ipotesi, ma facciamo le cose serie, non strumentalizzate sempre la situazione mettendo le cose in grande confusione, la criminalizzazione è una cosa seria, condivisa anche da voi, quindi discutiamo quando abbiamo maggiori elementi per fare anche ulteriori modifiche nel normativo, per la popolazione e per i fiorentini. Grazie a lei, grazie. Dire, l'assessore Mattei non è in difficoltà, l'assessore Mattei è pronto, come abbiamo anche avuto modo di scambiarci fra di noi. Ma perché è permesso questa... Per cortesia, assessore. La maggioranza vuole parlare della pedonalizzazione e lo vuol fare per un motivo molto semplice, che per noi questa è una grande vittoria politica. La pedonalizzazione è una enorme vittoria politica e nella specie una vittoria politica dell'assessorato alla mobilità e di Massimo Mattei. Abbiamo chiesto una cosa molto semplice in conferenza dei capigruppo, e cioè che fosse discussa, Grassi, che fosse discussa quando tutti i provvedimenti, le migliorie, tutto quello che si rende necessario in un momento così delicato fossero portate a compimento. Quindi noi diciamo, e in questo senso ci ritroviamo nelle parole dell'assessore, che è più opportuno discuterne a ragion veduta, cioè quando il provvedimento è ormai definitivo, al massimo fra 15 giorni. Non vedo lo scandalo, sento soltanto tanti urli, e a Galli suggerisco che nei momenti importanti, quando si decide della città, quando si decide di dare un futuro urbanistico a una città, si debba essere presenti in aula e non alla radio. Grazie. Presidente, serenità, su quando svolgere un consiglio non c'è da scendere su questo terreno. Prego, Presidente Rosari. Presidente, colleghi, effettivamente è stato osservato giustamente che il sindaco, durante la discussione sul piano strutturale, già ha avuto modo di parlare di questo problema della penalizzazione. Il problema è però un problema complesso e mi sembra che l'assessore Mattei, di fronte a questo consiglio, soprattutto probabilmente la persona che più di tutti ha subito i disagi di questa penalizzazione, perché ha dovuto noi gestirla, l'ha subita sicuramente più di tutti noi, anche io l'ho subito, per carità, venivo in centro la macchina fino a Piazza Altieri, non ci vengo più, ma il problema mio non è il problema della città, è un problema insignificante. Anzi, io direi la verità, da quando la lascio più distante, la lascio a 300-400 metri, faccio una folla passeggiata, sto meglio, sto molto meglio. Detto questo, la delegazione Mattei ha di fronte a questo consiglio
correttamente proposto due soluzioni possibili. Una è quella di parlarne subito, se noi vogliamo. Se noi vogliamo ne parliamo subito. Altrimenti vi è un'altra soluzione, quella di attendere un lasso di tempo ragionevole, può essere 15 giorni, per vedere come l'applicazione di questa nuova viabilità andrà avanti, quali problemi porrà, se eventualmente si riterrà di provvedere con qualche modifica. Sono tutti parametri che naturalmente attualmente sono di difficile valutazione. E ora dico io, cosa potrebbe chiedere all'assessore Mattei? Dobbiamo parlare subito, mi sembra sia disponibile. Però la proposta di parlarne con un lasso di tempo più ragionevole, in modo che si possa valutare in modo più concreto quelli che sono i problemi legati a questa nuova bandità, mi sembra più accettabile. Ecco, noi saremmo d'accordo su questa soluzione. Grazie. Grazie. Ce l'hai? Ecco, grazie Presidente. Scusate colleghi, ma non vorrei che stesse sfuggendo il tema, perché sennò forse dobbiamo fare un attimo di chiarezza. La questione è che sia più opportuno, più utile, chiamatelo come volete, la discussione sulla pedonizzazione tra due settimane rispetto a oggi è una questione evidentemente politica. Qui si sta parlando di un'altra cosa, che io sono qui anche a denunciare per il ruolo istituzionale che ricopro. Allora, qui siamo arrivati a una conferenza dei capigruppo in cui dopo giovedì, anzi di programmazione, dopo che giovedì avevamo detto, c'erano state le forze politiche che hanno fatto una richiesta di, scusate, cortesia, una richiesta di comunicazione, ci è stato detto formalmente da cui da giovedì a lunedì sarà data una risposta da parte della Giunta. Io arrivo presiedendo la seduta dei capigruppo, l'assessore delegato ai rapporti del Consiglio dice che c'è la comunicazione dell'assessore competente, succede un qualcosa di indefinito e indefinibile per cui si sospende una riunione perché qualcuno in maggioranza non vuole evidentemente questa discussione fatta oggi, si sospende ancora in attesa che arrivi il Presidente messo in condizioni di non fare evidentemente il Presidente, davanti a un assessore che è qui disponibile e dice io sono pronto a parlare, dopodiché si può fare oggi, si può fare fra due settimane, e qui si discute sul fatto che sia più opportuno o meno farlo oggi o fra una settimana o due. Ma di cosa stiamo parlando? Qui si parla di consiglio comunale, si parla di regole, si parla di impegni, si parla di diritti dei consiglieri che rappresentano cittadini. Il tema è questo, io a questo voglio una risposta, non me ne frega niente se fra una o due settimane, tralasciando il fatto che delle cose un consiglio dovrebbe discuterne per darne gli indirizzi, se ne deve discutere solo per ratificare si fa fatica anche a capire che funzione debba svolgere. Ma qui siamo veramente alla follia. Qui, e io sono a chiederlo a qualcuno del Partito Democratico, che mi sembra che ultimamente vada molto più in là in questo senso, non c'è più la capacità di capire che le istituzioni sono qualcosa di diverso dalla forma partito. A questa istituzione forse un attimino più di rispetto va portato. Ecco perché, Presidente, io la richiamo solo a questo. Nel delicato gioco, per cui ripeto, una maggioranza che non sa fare la maggioranza e lo dimostra oggi, perché si trova a scontrarsi un assessore che aveva detto che sì, c'era la comunicazione, perché questo è un teatrino che io non credo si sia visto, non si vede da tempo, io le richiedo solo un fatto procedurale. Noi eravamo rimasti che ci avrebbero detto se c'era o meno la comunicazione, l'assessore delegato ci ha detto sì la comunicazione c'è, l'assessore competente in aula, o facciamo questa comunicazione o credo che chiunque sia autorizzato a comprendere se ci sono gli estremi per agire opportunamente e fare qualcosa di utile in questo Consiglio. Allora, chiudo qui l'espressione perché non è un dibattito, consigliere Sabatini, non era un dibattito, qui potevano pronunciarsi i capigruppo, hanno parlato tutti i capigruppo, oltre a Cellai che come vicepresidente ha la titolarità per ora, è una discussione procedurale, glielo dico. No, voglio spiegargli la cosa e capirà, sono convinto, poi se Galli vuol parlare anche a titolo di risposta personale lo può fare, ma solo Galli. Io volevo che il Consiglio, nella sua trasparenza, avesse preciso questo iter.
e è quello che mi spetta come Presidente del Consiglio. L'iter nasce dal dibattito in cui avevamo concordato che dopo il dibattito sul piano strutturale il Sindaco comunicasse in merito alla pedonalizzazione e agli interventi di mobilità. In quella serata lo stress, l'intensità del dibattito sul piano strutturale portarono il Sindaco con piena legittimità a voltarsi nei miei confronti e a dirmi: non me la sento, abbiamo affrontato una giornata intensa sul piano strutturale, preferirei affrontare le questioni della mobilità in altra occasione. Io avevo su questo preso un impegno con la Conferenza dei Capigruppo e quindi mi sono sentito di accogliere nella sua legittimità e nella piena assunzione di responsabilità, perché il Sindaco poi lo riferì con chiarezza, questo slittamento della comunicazione. E mi sono altresì sentito di metterla all'ordine del giorno del Consiglio. Nella occasione di oggi noi avremmo quindi, seguendo l'iter, dovuto fare questa relazione. Il Sindaco ha ritenuto, per bocca dell'assessore Mattei, di consigliare di affrontare la questione fra 15 giorni alla luce dei risultati. Condividono questa impostazione i tre capigruppi di maggioranza rappresentati in questo Consiglio, ovvero Scola, Bonifazi, Cruccolini, che hanno dal loro punto di vista ben motivato il perché ritengono di discutere la questione fra 15 giorni. Anche il capogruppo di FLI, Sarra, ha condiviso questa impostazione. Quindi io ho ritenuto utile questo scambio di posizioni perché sia chiara la posizione di tutti i gruppi. Noi affronteremo quindi questo dibattito fra 15 giorni per i motivi che era bene uscissero fuori in Consiglio e non solo nella Conferenza dei Capigruppo. Per questo ho ritenuto giusto che parlassero i Capigruppo. Adesso interviene Giovanni Galli e poi prendiamo il nostro ordine del giorno. Certo, considerando che sono diverse le posizioni, ma almeno sono emerse tutte con la legittima trasparenza, chiarezza, e i cittadini sanno quello che pensano i gruppi consigliari. Galli. Grazie Presidente. Allora, logicamente devo rispondere a quello che mi è stato detto e sono stato accusato. Intanto consiglierei, visto che parla con toni pacati e poi dopo dice vogliamo fare la rissa, vuol fare la rissa. Io non ho mai fatto la rissa con nessuno in vita mia, figuriamoci se la vado a fare con Cruccolini. Allora però lo consiglierei di togliersi quella sciarpa che porta al collo, visto che ha un significato abbastanza particolare. Poi per l'altra cosa, e volevo rispondere al capogruppo Bonifazi, perché mi ha accusato di essere andato a parlare in radio. Io in radio sono andato a parlare dalle ore 13 alle ore 15 nella pausa del Consiglio Comunale, e per me andare a parlare alla radio è un lavoro, per cui non ho portato via né tempo né spazio al Consiglio Comunale, tant'è che ero presente sia alla comunicazione del Sindaco, sia alle votazioni, sia agli interventi che sono stati fatti proprio in relazione a quello che è stato fatto. Perciò mi sento abbastanza sereno e tranquillo con me stesso, per cui avrà magari il capogruppo Bonifazi di farsi perdonare da qualcosa, non so da chi. Però per quanto riguarda la questione, volevo suggerire all'assessore Mattei, c'è un piccolo particolare, visto e considerato che bisogna aspettare ancora 15 giorni. Vorrei sapere, in fondo a Lungarno, tanto per fare un esempio, no? In fondo a Lungarno Serristori c'è una porta telematica che è in funzione. Allora, le persone, i cittadini che attraversano quella porta telematica, quando arrivano alla piazzetta prima di Via De Bardi, trovano due vigili che non ascoltano, non sentono, perché non hanno avuto comunicazioni su quello che devono e non devono fare nei confronti dei cittadini che vogliono andare a parcheggiare le macchine ai garage che ci sono in quella zona, e vengono rimandati indietro. Allora, siccome sono tutti segnalati dalla cellula, dalla porta telematica, e non vengono scaricati dai garage, io vorrei sapere, caro Assessore, come verranno poi dopo risarciti delle multe che gli verranno fatte. Questo è un particolare di discussione che noi volevamo fare per quanto riguarda la pedonalizzazione. Volevamo sapere se c'era un'ordinanza da parte del Sindaco o di qualcuno che fosse in questa direzione. Ecco perché stavo dicendo, volevamo fare un dibattito costruttivo e non come stanno dicendo alcuni esponenti del centro-sinistra. E per l'ultima cosa,
ancora riferimento al nostro capogruppo Bonifazi, che dice che quando si parla di cose importanti della città di Firenze bisogna essere in consiglio comunale. Io per un mese purtroppo sono stato assente per motivi personali, però volevo anche ricordargli che il suo superiore, durante la discussione sullo sviluppo dell'aeroporto, era a Roma a registrare a porta, per cui vede, mi sembra che lui non stesse lavorando, non come stavo facendo io, era a registrare le trasmissioni. Perciò se si fa la discussione sulla pedonalizzazione, bene, se no noi non abbiamo intenzione di rimanere in consiglio comunale. Grazie. Grazie al consigliere Grassi. Allora, domanda di attualità, situazione dei lavoratori precari del servizio degli asili nido. La parola all'assessore Di Giorgi. Grazie Presidente. Rispondo alla domanda che mi pone il consigliere Grassi, che ha letto le notizie sui giornali di questi giorni e quindi intende avere qualche informazione direttamente in aula su questa situazione. Io lo faccio volentieri proprio perché credo che siamo in presenza di una situazione totalmente inedita e quindi vedo tra l'altro ci sono anche i lavoratori, i precari degli asili nido e quindi la situazione credo che valga la pena di se non ci fosse stata la domanda avrei fatto una comunicazione, insomma. Dunque, come sapete siamo in una fase intermedia in cui di fatto dal 1° di luglio noi non siamo più in grado di assumere dalle liste, noi abbiamo una graduatoria, dalle liste di questa graduatoria non siamo in grado di assumere lavoratori per le sostituzioni all'interno degli asili nido. Questa comunicazione noi l'abbiamo fatta il 23 giugno, e così comincio a rispondere anche ai termini della domanda che veniva posta, l'abbiamo fatta il 23 giugno al tavolo con la delegazione trattante, abbiamo comunicato ai lavoratori, ai sindacati, quindi all'RSU, abbiamo comunicato la difficoltà in cui ci saremmo trovati e quindi abbiamo anche detto quali sarebbero state le iniziative che l'amministrazione comunale avrebbe preso, ossia ove non si fosse sbloccata la situazione avremmo fatto ricorso ai lavoratori delle cooperative sociali che già lavorano all'interno dei nostri asili nido nei prolungamenti orari, facendo un ampliamento rispetto all'orario che già veniva fatto. Quindi diciamo avremmo risolto in questo modo, comunicando in quella sede che evidentemente non era il massimo, che noi avremmo ampiamente evitato questo, però di fatto la situazione, quindi con i tagli e con tutto quanto era successo, naturalmente ci costringeva a prendere questo tipo di soluzione. Quindi per quanto riguarda la sua prima domanda, la prima parte della sua domanda, non risponde al vero il fatto che le organizzazioni sindacali, la RSU in particolare, non fossero state informate. Erano informate perfettamente e naturalmente avevano anch'essi con disappunto evidentemente preso atto della situazione. Naturalmente questo è determinato, prendo un minuto in più, è determinato dal fatto che effettivamente noi in questo momento superiamo il 40% delle spese del personale, siamo al 40,3% di percentuale e quindi siamo sottoposti alla normativa che non ci concede di assumere più nessuno né a tempo determinato né tantomeno a tempo indeterminato. Io su questo voglio fare una breve nota perché mi sembra molto importante. Noi siamo un comune dove effettivamente le spese di personale sono andate in quella, sono di quella natura, ma
Forse vorrei che sia i consiglieri che anche gli educatori tenessero conto di una, gli educatori poi dico qualche altra cosa perché evidentemente sono situazioni che in questo momento vorremmo e auspicheremmo che si potessero superare. Noi abbiamo circa un migliaio di persone tra i 5.000 dipendenti del Comune di Firenze che fanno capo alla pubblica istruzione, sarebbero 1.200, ma elimino in questo momento i 200 che fanno servizio presso l'assessorato. Noi abbiamo quindi 200 persone che sono, come sapete bene, se più detto in più occasioni in quest'Aula, sono i docenti dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. Abbiamo 400 persone che lavorano nelle scuole dell'infanzia comunali che coprono quasi oltre il 30% del fabbisogno delle scuole materne dentro questa città, perché sapete che le altre sono scuole materne di natura statale, ma sono troppo poche e i nostri bambini invece per un 30% vanno nelle scuole comunali. In più abbiamo tutti gli educatori degli asili nido, quella è naturalmente una scelta sia per la scuola dell'infanzia che per gli asili nido, una scelta dell'amministrazione che ha deciso, vuole e continuerà finché può a lavorare sul welfare, a garantire il welfare a questa città e quindi a garantire i servizi sulla scuola. Quindi è vero, noi ci siamo impegnati in questi anni moltissimo e abbiamo tanto personale che lavora nei nidi, nelle scuole materne e in questo caso anche ancora, diciamo, all'interno dell'ITI Leonardo da Vinci. Quindi sono tante persone e noi stiamo cercando, per quanto riguarda l'ITI, di risolvere, come voi sapete, in questa trattativa che stiamo conducendo all'interno della nostra con il Ministero e soprattutto con il Ministero del Tesoro. Ma diciamo che noi siamo molto soddisfatti di avere questo pacchetto di personale che in qualche modo ci garantisce a questa città un servizio per i bambini e per le famiglie. Detto quindi, noi abbiamo quindi persone e abbiamo una serie di impiegati quindi e di soggetti che lavorano per noi che ci fanno superare il famoso 40% delle spese personali. Però volevo dire la tipologia anche di questo personale che ci mette in questa condizione. Naturalmente io dico una cosa, e questo lo dico purtroppo, lo devo dire ai banchi dell'opposizione, dell'attuale dell'opposizione in Consiglio Comunale, ma della maggioranza di governo. Se si continua a tagliare in questo modo, è evidente, senza considerare la peculiarità della scuola, è evidente che ci troveremo malissimo. Come si può immaginare che noi non possiamo mettere a disposizione più i supplenti? Gli insegnanti non si potranno più ammalare da ora in poi? È evidente che quindi noi siamo stati messi nella condizione di dover trovare una soluzione che non ci piace evidentemente, perché non è giusto che i nostri lavoratori vengano sostituiti non da graduatoria, e poi vengo alla graduatoria, non esattamente come abbiamo sempre fatto in questi anni, ma da personale che naturalmente in qualche modo dobbiamo trovare da altri soggetti e quindi in questo caso dalle cooperative sociali. Quindi esiste un problema che è prettamente, squisitamente di natura politica, non si può tagliare in questo modo né la scuola né il personale in generale, quindi non facendo la distinzione per il settore scuola, che è qualcosa di diverso, e quindi a scuola gli insegnanti non è come un ufficio qualsiasi, per cui se non c'è in quel giorno la pratica aspetterà male, malissimo, però diciamo non è una sostituzione qualsiasi, è la sostituzione con dei bambini, un lavoro frontale con dei bambini con handicap, è una situazione drammatica all'interno delle scuole e io, siccome so che voi siete anche molto sensibili su questo, so benissimo che questa situazione non può che essere giudicata da tutti noi dentro questo Consiglio Comunale inaccettabile. Quindi per questo io spero ancora che si possa risolvere in qualche modo, perché non è possibile che ci mettano in questa condizione per tutti. Prego, secondi. In questa situazione per tutto l'anno scolastico. Intanto comunque di sicuro a luglio è così. Noi stiamo facendo, abbiamo fatto anche un po' il solco,
al Ministero del Tesoro per capire, ecco, un po' se questa interpretazione può essere, quindi il fatto che noi adesso superiamo questo 40%, se considerando le cose che io vi ho detto si possano essere prese in considerazione le nostre riflessioni e che possano quindi, che questo tetto possa per noi essere considerato abbattuto. Per quanto riguarda il concorso, che adesso faremo il 22, abbiamo una quantità, 20? Il 20, ci credo, vi siete stati convocati quindi il 20. È chiaro che quando Grassi mi chiede, dice, ma che lo fai a fare? E lo fa sì il concorso, dunque noi dobbiamo fare una graduatoria. Noi naturalmente questa l'avevamo pensata prima, volevamo fare il concorso, lo faremo perché noi la graduatoria per Bacco se la vogliamo fare, la facciamo e come? Saranno 500 persone quelle che meriteranno di entrare nella nostra graduatoria rispetto al grandissimo numero di domande che abbiamo, faremo questa graduatoria e nel frattempo noi speriamo che la situazione venga a definirsi in ben altro modo e anzi chiediamo anche una sensibilità che so esistere all'interno anche delle fila di questo Consiglio Comunale perché questa situazione molto antipatica si possa risolvere senza questa penalizzazione fortissima di tanti lavoratori che avevano giustamente fatto conto di avere un lavoro e che si ritrovano impossibilitati a poter essere assunti anche a tempo. Prego. Considerate che qui si parla qualche volta del lavoro di un anno. Non è che parliamo parliamo del lavoro di un anno, quindi di impegni di persone che da tanti anni purtroppo, io dico purtroppo, non sono riuscite ancora ad essere assunte, abbiamo un sacco di problemi da questo punto di vista, però sono persone che possono far conto su uno stipendio, così come abbiamo tante persone che lavorano nelle migliaia di giornate che noi mettiamo a disposizione come nel momento in cui ci sono assenze per maternità, per malattia, per problemi familiari, per tutti i motivi per cui un lavoratore, un educatore si assenta. Quindi è un danno gravissimo. Considerate che noi, oltretutto, al nostro ufficio personale, facendo un'analisi, noi comunque come pubblica istruzione, proprio per questa serie di problemi, abbiamo una carenza di 100 persone in organico. Sono 97 per la precisione. Che tra insegnanti, educatori e personale amministrativo anche che lavora all'interno delle nostre scuole, lo dico in senso lato, quindi asili, scuole materne eccetera. Quindi sono già tante persone, nonostante, lo volevo ricordare, nonostante noi a dicembre, come ricordate bene, abbiamo fatto gli ultimi due concorsi, sia per gli asili nido che per la scuola materna, abbiamo assunto circa un centinaio di persone. Quindi l'impegno dell'amministrazione c'è ed è importante nei confronti del settore della scuola, come ormai sapete e come sempre anche in quest'Aula diciamo. Io credo che questa situazione possa e debba cambiare, perché non è sostenibile una cosa di questo tipo, io lo dico con forza, non è sostenibile non poter dare le supplenze a scuola. Quindi io credo, sono un ottimista, speriamo che le cose si possano risolvere, intanto il concorso si fa e come se si fa. Per quanto riguarda il costo, e mi chiede anche il costo, ma è superato credo da quanto ho detto adesso, perché è evidente, non è che ora posso dire ah vabbè mi costa di più, allora li piglio, lascio i bambini da soli, non ci può essere e non ci deve essere nessun problema di sicurezza, figuriamoci, noi prenderemo gli operatori, gli educatori necessari, li prenderemo dentro le scuole, il costo comunque perché rimanga nella registrazione, il personale delle cooperative sociali secondo quanto previsto dal contratto nazionale è di circa 20,28 euro l'ora. Per il personale comunale assunto a tempo determinato invece il costo è di 17,85 euro l'ora lordi, compreso il TFR e gli oneri IRAP. Le cifre saranno queste, me l'avranno scritte giuste, cioè quello magari.
Ecco, quindi mi pare di aver risposto complessivamente un po' a tutta la questione. Mi scuso perché ho preso un pochino più di tempo, Presidente, però credo che fosse necessario. Grazie Presidente, grazie Assessore. Io speravo che conclusa il suo intervento di stare un pochino più tranquillo, nel senso di poter avere qualche speranza concreta che quello che sta avvenendo, quello che avverrà nel mese di luglio, cioè un ricorso verso le cooperative sociali, ed entro subito nell'ultimo tema, su quello che riguarda il costo, un servizio che costerà di più all'amministrazione rispetto ai 20 euro, ma che porterà meno soldi anche ai dipendenti, che essendo ancora più precariato. E li porterà sia di coloro che non potranno lavorare. E qui mi dispiace, Assessore, mi dispiace soprattutto dover sottolineare un aspetto, nel suo intervento purtroppo non c'è stato, che è quella che delle persone con certificati hanno avuto anche i telegrammi a caso, hanno avuto le telefonate da parte degli uffici per dire vieni a firmare il tal giorno il contratto. Naturalmente quelle persone hanno dovuto anche e hanno rifiutato altre offerte di lavoro e quindi dovranno subire purtroppo nella giornata, nel mese di luglio, di agosto, purtroppo una mancanza completa di lavoro. Ecco, questo elemento naturalmente preoccupa nettamente, ma preoccupa anche già oggi siamo al primo giorno, insomma ai primi giorni, e già ci sono due elementi, io glieli segnalo, almeno rimangono nella registrazione. Abbiamo già una delle questioni forse peggiori che possono esistere quando si mette nel mezzo il servizio misto tra cooperative e dipendente comunale, dipendente pubblico, a tempo sia indeterminato e determinato, che lavorano ora con degli orari contemporaneamente e nello stesso tempo, ma anche persino persone sono state chiamate a sostituire il personale delle cooperative in malattia. Mi sembra una pazzia completa, a me mi sembra. Comunque, Assessore, naturalmente io la ringrazio per la risposta, però qui c'è da fare un qualcosa, c'è da fare completamente un atto che non può essere tranquillo, anche verso, se lei giustamente rivolge verso il governo principalmente la sua problematica. In questo Consiglio, il 22 di giugno, perché è bene anche determinarlo, abbiamo approvato il bilancio comunale. Né lei, Assessore, né qualche altro assessore come al bilancio ha posto un problema sul 40%. Perché è vero, se noi davvero siamo di fronte ad un problema strutturale, ad un problema che va risolto, perché sennò altrimenti si va ad intaccare quella qualità del servizio, che se lei ce la tiene anche noi e soprattutto i lavoratori ci si tiene in maniera particolare, perché se lei davvero questa amministrazione avesse già visto che il 22... Prego, grazie. Fossimo stati in situazione d'emergenza, come poi ci siamo ritrovati, doveva venire con la trasparenza in quest'Aula e a dire che purtroppo si deve e va a iniziare una battaglia pesante, politica, e non ringraziando gli esponenti del governo come invece ha fatto purtroppo il sindaco, per dire che non si può continuare a tenere il 40% come limite sul personale. Anche perché naturalmente è una questione che oggi parte dagli asili nido, speriamo di no, ma che se non si risolve con la speranza e basta, purtroppo dovrà essere uno tsunami sociale, non sono parole mie, sono parole di altri lavoratori, ma davvero uno tsunami dal punto di vista su tutto l'ambito sociale educativo che va verso un'esternalizzazione dei servizi e una precarizzazione dei servizi e del lavoro, che naturalmente noi non ci potremo stare, e quindi su questo daremo battaglia più totale se così andrà avanti, sia all'amministrazione in questa maniera, ma anche naturalmente al governo. Io non lo dico, però forse saremmo più noi fermi a contrastare il governo che forse un'amministrazione che in presentazione di bilancio apprezza anche il lavoro del Presidente del Consiglio Berlusconi. Grazie. Adesso la domanda di attualità è quella relativa alla rete dei bussini elettrici proposta da Spini. La parola all'assessore Mattei.
Onorevole Spini, no, alla fine stamattina l'avevo cercato per dirle che forse non ce la facevamo per tutt'altre motivazioni a dare questa risposta, poi siamo riusciti, ora però Presidente, vada a... No, ma sento silenzio. Scusi, onorevole. Va bene, vado avanti. Quando ritiene... Poi siamo riusciti a trovare la risposta ai suoi quesiti. I bussini cortissimi, cioè quelli proprio piccoli, sono una spina, attualmente... attualmente presenti nella flotta ATAF sono 38, mentre i bus corti sono 13. L'età media delle due categorie è rispettivamente di 11 anni e 4 mesi e 8 anni e 7 mesi. Nonostante l'avvio da parte dell'azienda di un cospicuo rinnovo del parco mezzi che nel corso del 2010 ha consentito la messa in esercizio di 28 nuovi mezzi, tra cui 4 corti a metano. Il potenziamento del servizio del centro storico con i bussini richiederebbe come precondizione essenziale adeguati finanziamenti a sostegno del rinnovo del parco mezzi, a partire da quelli che scontano una maggiore anzianità naturalmente. Quest'anno il Comune di Firenze, penso lo sappiate ma è giusto ripeterlo, ha stanziato 2 milioni aggiuntivi sul TPL per garantire che non venissero tagliate quelle linee forti che avrebbero sicuramente prodotto grandissimi disagi a pendolari, a studenti, perché comunque si andava a tagliare sulle linee forti. ATAF sta facendo un lavoro sicuramente importante di supporto all'azione amministrativa della nostra giunta, del governo della città, dando una mano anche nei recenti progetti di pedonalizzazione. Si ricorda però, e lei lo saprà sicuramente avendo avuto esperienze di governo importanti a livello nazionale e in questa città, ATAF è soltanto il gestore del servizio di TPL e che la qualità e la quantità del servizio viene decisa da altri enti, in primis dalla provincia, dalla regione. Scusi un attimo, Matteo. Vorrei pregare la Polizia Municipale di chiudere il portone e lo teniamo chiuso. Chi vuole entrare finché ci sono i signori nell'ingresso passa dall'altro. Venga chiuso e nessuno passi da lì perché altrimenti disturba Assessore Mattei. Prego. A questo punto è chiaro che ATAF come gestore aspetta dalla regione, dalla provincia, dai comuni finanziamenti e che anche nella lettera che stamattina mi è arrivata, era quella il motivo della nostra discussione stamattina, se arriva o non arriva la lettera di ATAF e di problemi che le dicevo, ci è stato ripetuto in maniera netta che a fronte di nuovi finanziamenti loro sono disposti a un ammodernamento della flotta e naturalmente a un adeguamento per rendere ancora più presenti nel centro storico quei bussini che tanto aiutano tanti cittadini. Io sono convinto che lei l'avrà, onorevole, la cartina e mi perdoni se le do in modo informale, ma credo che ormai anni di conoscenza ce lo permettano, le do anche la cartina con le linee ATAF potenziate dei bussini e speriamo che a fronte di questi disegni un altro anno con maggiori risorse se ne abbia molto di più. La ringrazio.
a lei, Mattei. Spini. Mattei, della risposta costruttiva. La mia domanda naturalmente era d'attualità, in quanto è evidente che il trasporto su bussini elettrici è strettamente collegato, grazie, è strettamente collegato al tema della pedonalizzazione e al tema di una vivibilità ambientale del centro storico. Quindi, per quanto ci riguarda, metteremo tutta la nostra a disposizione, tutto il nostro consenso, se vogliamo fare anche dei passi del Consiglio Comunale sugli enti finanziatori, perché lei ha parlato della provincia e della regione, perché questo potenziamento avvenga. Sono molto sbrigativo perché non vorrei lasciare senza un commento quello che è avvenuto prima. Insomma, qui c'è un punto che è questo: non si può con una mano nelle istituzioni europee, nel Parlamento europeo, portare avanti una linea di chiusura nei confronti delle richieste della sinistra a livello europeo e poi essere qui nelle condizioni di poter avere queste reazioni. Io sono molto chiaro su questo punto. Esiste un dibattito a livello europeo se non si debba scorporare dal patto di stabilità le spese per gli investimenti produttivi e se non si debba considerare la formazione, l'educazione e l'istruzione all'interno di questi investimenti produttivi. Io mi auguro che il Consiglio Comunale non termini di parlare di questo tema degli asili nido oggi, ma che lo riaffronti alla luce di tutte le differenziate responsabilità e alla luce anche della scelta di una linea politica che sappia incalzare un governo che a livello europeo si unisce alle richieste di austerità e a livello nazionale ci presenta poi i provvedimenti dicendo non si può fare altro perché l'Europa vuole così. Non è vero che non si può fare altro perché l'Europa vuole così. C'è la possibilità di fare delle scelte precise in questo campo e io sono convinto che se da Firenze parte un incitamento, un invito in questa direzione, questo ci può servire. Altrimenti quello che abbiamo vissuto ora sarà qualcosa che vivremo anche in altre occasioni, su altri temi e su altre cose. In qualche modo delle scelte nazionali che vengono ributtate sugli enti locali e gli enti locali che poi sono esposti nei confronti sia dei protagonisti, cioè delle persone che lavorano in questo campo, sia degli utenti, ad essere in qualche modo messi alla berlina per scelte di carattere nazionale. Quindi il mio invito molto fermo è a non lasciar perdere il tema, a riproporlo nei confronti anche della manovra più in generale, con queste indicazioni che mi sento di dare. Ma non è che le do io, sono state scritte perfino sul Corriere della Sera, penso agli articoli di Maurizio Ferrera. Dobbiamo togliere dal patto di stabilizzazione questo tipo di spese, perché altrimenti saranno un elemento di grande impoverimento per l'Italia e per tutte le popolazioni europee. Grazie all'onorevole Spini. Adesso noi avevamo un'altra domanda di attualità, quella relativa alle ambulanze e ai mezzi di soccorso del telecomando operazionale Pilomat. Era una domanda proposta dal consigliere Locchi, quindi dovremmo evitarla. Però siccome è una domanda di cui vedo eco, l'assessore Mattei è d'accordo, io comunque ne darei risposta, può essere utile un po' per tutti. Che ne pensa? Parola a Mattei. Quando lei mi dice di comunicare io non ho nessun tipo di problema, voglio dire, sono sempre a disposizione. Il consigliere Rocchi fa un'osservazione giusta, nel senso che chiede che i pilomat si debbano abbassare quando arriva un mezzo di soccorso. Mi verrebbe da dire, vorrei vedere non fosse così, e volevo ricordare al consigliere Locchi che i pilomat non sono mai un impedimento ai mezzi di soccorso, perché dal momento che sentono la sirena scendono in 4-5 secondi al suono della sirena. Quindi il pilomat, che è invece un impedimento all'ingresso del traffico privato in determinate zone, non è mai un impedimento ai mezzi di soccorso o ai mezzi della polizia, di qualsiasi tipo di polizia. In più, il consigliere Locchi ci chiedeva se era nostra intenzione dotare le autoambulanze di un telecomando. Ora,
Da parte delle centrali del 118 non c'è mai arrivato ufficialmente questo tipo di richiesta, perché il sistema di abbassamento del pilomatt in presenza di sirena garantiva ugualmente a loro la possibilità di intervenire. Se da parte delle centrali del 118 ci venisse questo tipo di richiesta, ma io non avrei assolutamente niente in contrario, mi sembrerebbe inopportuno a chi va a salvare vite umane non dare una risposta affermativa su una richiesta di questo genere. Però, come ripeto, non c'era questo tipo di richiesta. L'ultima domanda del consigliere Locchi: ha preso nella settimana passata in alcune occasioni le auto di vita e servizi sociali di alcune associazioni di volontariato, sono state fermate dai vigili in servizio di corrispondenza di strada, nella quale viceversa è consentito l'accesso ai taxi. Ecco, per il codice della strada, dove c'è l'accesso ai taxi possono passare anche tutta una serie di altri mezzi, quindi sarebbe stato come vietare a una macchina con il tagliando di portatore di handicap di entrare dove già entra il taxi. Quindi sicuramente in questo caso è stato il vigile, che di solito fa un'azione meritoria, e anche qua lo voglio ripetere perché non mi stancherò mai di ricordare l'opera meritoria che stanno facendo i vigili, soprattutto in questo momento. E vorrei davvero che il Consiglio Comunale ne fosse grato al corpo della... un appartenente al corpo un po' troppo zelante che, più realista del re, ha rimandato una macchina indietro. Ma dove passano i taxi si sappia che i portatori di handicap con tagliando o le macchine dei servizi sociali possano entrare. Mi dispiace che oggi non ci sia la risposta il consigliere Locchi, perché sa la stima e l'affetto che ho verso di lui. Se non ha sentito la risposta, domattina o quando lui crede potrò farlo, metterlo al corrente, anche perché sinceramente, credendo tanto nelle istituzioni democratiche, vedere l'opposizione assente dal Consiglio Comunale è un qualcosa che comunque dovrebbe rattristare tutti. Grazie al consigliere Mattei. Per quanto mi riguarda, la risposta è più che soddisfacente. Penso che potrebbe essere l'opinione del consigliere Locchi, ma insomma gliela riferiremo attraverso la verbalizzazione. Adesso iniziamo con le interrogazioni, è l'altro argomento all'ordine del giorno. L'interrogazione numero 5, riduzione drastica del servizio del centro socio-educativo di via Salvi Cristiani a partire dal 1 giugno 2011, dovrebbe essere il relatore Stefania Saccardi. Chiedo agli esponenti della Giunta se sanno se la Saccardi... No. Ah, c'è risposta scritta, bene, quindi a Del Zordo e a Grassi, risposta scritta, l'argomento è così esaurito, e sono così soddisfatto. L'interpellanza, relatore Mattei rispetto a tutti i membri del Popolo delle Libertà, da Alessandria Torselli, sulla pianificazione e la sicurezza in città, e qui no, perché non ci sono loro, io questa eviterei proprio. E non c'è... Hanno ragione. Sono su questo concordo veramente da lei, anche perché lei ha un ufficio particolarmente solerte, attivo e operativo. Quindi un applauso agli uffici che qui... Del resto io sto guardando, è un'interpellanza presentata da Alessandri che non c'è, da Cellai che non c'è, da Galli che non c'è, da Gianbanco che non c'è, da Locchi che non c'è, da Roselli che non c'è, da Sabatini che non c'è, da Stella che non c'è, da Tenerani che non c'è, da Torselli che non c'è, e quindi non possiamo soddisfare questa interpellanza per mancanza dei richiedenti. Adesso le delibere. Prima delibera, recupero funzionale Cinema Astra 2, approvazione di schema di convenzione ex articolo 57 bis NTA del PRG. La parola a Elisabetta Meucci. Questa delibera concerne l'approvazione dello schema di convenzione collegata al progetto di recupero funzionale del Cinema Astra 2. L'immobile situato in piazza Beccaria.
E questo progetto è disposto in base all'articolo 57 bis delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente ancora, come sapete. Come voi vi ricorderete, perché varie volte questa Assemblea ha approvato convenzioni stipulate ai sensi di questa norma, l'articolo 57 consente che alle destinazioni espressamente, alle destinazioni H3, che sono destinazioni che riguardano i servizi privati, e in questo momento quell'immobile di cui parliamo prevede, possiede una destinazione H3 con specifica indicazione cinema-teatro, a queste destinazioni cinema-teatro ne possono essere aggiunte altre ad esse assimilabili, nonché attività di supporto commerciale di pubblici esercizi in misura non superiore al 30%. Però la stessa norma prevede come condizione per l'inserimento di queste ulteriori attività la stipula di un'apposita convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale a garanzia della disciplina di tutela prevista dalla norma. E quindi questa delibera, dopo aver dato atto tramite una relazione tecnica specifica della compatibilità urbanistica edilizia dell'intervento, viene sottoposta all'approvazione consiliare lo schema di convenzione, nella quale, fra l'altro, la proprietà si impegna. Vi dico in breve quali sono gli obblighi principali della proprietà in questo senso. Primo, mantenere l'utilizzo esclusivo dell'immobile per cinema-teatro, nonché per gli usi ulteriormente ammessi. E quali sono gli usi ulteriormente ammessi? Sono quelli assimilabili, cioè musica dal vivo, occasioni culturali, eventi di moda, rassegne cinematografiche, convegni, meetings e così via. Ulteriore ammissibilità, altri utilizzi ammessi, sono poi quelli concernenti attività di ristorazione interna. Ristorazione interna vuol dire da svolgersi esclusivamente in congiuntamente all'utilizzo primario e non superiore al 30% della superficie. Un altro obbligo è quello del resoconto annuale delle attività al Comune di Firenze, proprio per consentire la verifica del rispetto di questi obblighi. La Convenzione poi prevede anche, come norma finale, le modalità per l'utilizzo da parte del Comune dell'immobile, le modalità che si riferiscono ai giorni, il numero dei giorni, le modalità di richiesta, le modalità di utilizzo del personale dipendente del cinema e così via. Quindi la Commissione 3, dopo aver valutato appunto attentamente la Convenzione e dopo averne rilevato la conformità, diciamo, alla disciplina edilizio-urbanistica e anche soprattutto la conformità ai principi di tutela previsti dall'articolo 57 bis delle norme tecniche del piano regolatore, ha espresso parere favorevole. Grazie Elisabetta Meucci. Bianca Maria Giocoli. Ecco, sì, ci siamo. Allora, io confermo il voto contrario già espresso in commissione. Volevo ricordare che il voto in commissione è avvenuto il 6 di giugno, quindi quasi un mese fa. E è stato approvato abbastanza in fretta perché incombeva il piano strutturale, anche se era stato chiesto dalla sottoscritta una sospensione della delibera in attesa di avere le idee un po' più chiare su quello che dovrebbe essere il piano cinema che era stato annunciato dal vice sindaco Nardella in quest'aula. La sospensione non è avvenuta, appunto la delibera è stata approvata il 6 di giugno, nonostante appunto approdi solo oggi in Consiglio Comunale, quindi c'era sicuramente tutto il tempo per avere un po' di più le idee chiare.
La difficoltà, i problemi insomma, che rilevano da questa delibera ci sono ancora, anche se è stato chiarito che in parte rimane la funzione cinema, anche se ovviamente è sempre nella disponibilità del privato, del proprietario. Quindi può darsi che questa minima funzione cinema oggi ci sia, sia prevista, ma magari nel momento in cui il multiplex dovesse aprire, a quel punto potrebbe non essere più nell'interesse dei privati mantenere la funzione cinema e rimanere soltanto appunto una funzione di ristorante, ritrovo, eccetera. Il problema dei cinema in tutta Firenze, ma in particolare nel quartiere 2, è quindi di tutta evidenza, perché dopo il Variety, dopo appunto l'Astra che è in forze, dopo il Principe e dopo altri cinema appunto che sono in fase di dismissione, si rende insomma difficile per gli utenti, per gli appassionati, ma soprattutto per le famiglie, per gli anziani, secondo me, che hanno più difficoltà a accedere a altre sale cinematografiche più lontane. Per non parlare poi del problema che era emerso anche durante il voto del piano strutturale del cinema Fulgor, anche quello un pezzo di storia della città che a breve dovrebbe essere dismesso per essere poi ristrutturato con altri obiettivi. Quindi la preoccupazione rimane e soprattutto rimane la desertificazione della funzione cinema che invece, secondo un'indagine appunto commissionata dagli uffici statistici del Comune, è il passatempo preferito dei fiorentini. Quindi noi al passatempo preferito dei fiorentini rispondiamo chiudendo il cinema. Contenti voi, contenti tutti. Bene, Leonardo Biber. Vorrei appunto silenzio in modo che Biber possa parlare con concentrazione. La parola a Leonardo Biber, Presidente della Commissione Cultura. Grazie Presidente. No, io mi riallaccio alle sollecitazioni che faceva ora la consigliera Giovoli, le sue preoccupazioni, perché sono anche le nostre preoccupazioni. Vorrei ricordare appunto che come Commissione abbiamo iniziato tutto un percorso di approfondimento del mondo del cinema. La Presidente Meucci ha ricordato quelle che sono state le caratteristiche della delibera, dello schema di convenzione che siamo andati, cioè che ci apprestiamo ad approvare e che abbiamo già votato in Commissione, ricordando quelle sono le modifiche, i limiti e le finalità della nuova struttura. Come quinta Commissione però vorrei ricordare che noi abbiamo iniziato un percorso nei mesi scorsi di approfondimento su tutto il mondo del cinema. E voglio ricordare come al momento dell'approvazione del bilancio, tanto per fare un esempio, abbiamo espresso una raccomandazione con la quale si invita la Giunta di reperire risorse per entro il 2012 per il cinema Alfieri, che più volte ne abbiamo parlato anche nel corso della votazione della delibera con alcuni consiglieri dell'opposizione anche ora non presenti in aula. Così come poi al momento dell'approvazione proprio del bilancio, come maggioranza abbiamo approvato un ordine del giorno proprio relativo al cinema. E anticipo alcune informazioni, la prossima, il 14 in commissione approfondiremo proprio con i responsabili dei lavori del cinema Alfieri per capire le tempistiche e le necessarie la riapertura del cinema, questa dimostrazione della sensibilità che abbiamo verso una importante struttura nel cuore della città ad oggi chiuso, quindi a dimostrazione dell'interesse che come forze politiche abbiamo per i luoghi e i centri di cultura. E la settimana dopo, il 22, incontreremo tutte quante le categorie, gli esercenti, i rappresentanti appunto delle varie categorie interessate, proprio perché abbiamo iniziato un percorso all'esito di una mozione presentata dal gruppo del PDL per approfondire quello che è il progetto cinema. Quindi ecco un primo percorso di approfondimento, poi c'era anche la volontà di organizzare quello che era un dibattito proprio sul mondo del cinema, la richiesta inoltrata agli assessori non soltanto del Comune ma anche della Regione di venire in commissione
a presentarci quello che è il progetto cinema cittadino e regionale, quindi abbiamo ben presente qual è la situazione del cinema e anche perché le varie situazioni a cui faceva riferimento la consigliera Giogoli sono molteplici e si inseriscono, alcuni sono fatti privati che diciamo così poi danneggiano quella che è la collettività, perché alcuni sono pseudo diciamo così contenziosi tra due soggetti privati che di fatto poi nel caso del Variety che hanno portato alla chiusura del cinema, in cui gli strumenti anche normativi e diciamo così politici in mano all'amministrazione erano limitati. Da parte quindi però della Commissione della maggioranza il massimo impegno e la massima attenzione per tutto riguardo alle politiche del cinema che veramente stanno a cuore a questa amministrazione. Grazie. Grazie a Leonardo Biber, la parola a Elisabetta Meucci per la replica. No, era una semplice notazione tecnica con riferimento a quello che diceva la consigliera Giocoli e anche per le perplessità che lei aveva anche manifestato in commissione. Volevo far presente che nella relazione che viene di intervento presentata dal proprietario, che viene allegata alla delibera, viene dichiarato appunto dalla proprietà che viene dichiarato di mantenere lo spettacolo cinematografico in vari punti, cioè viene ribadito che la sala ha quella funzione che sarà integrata e forse anche a sostegno, perché oggi appunto gli spettacoli cinematografici, come sapete, sono a rischio, diciamo, perché non hanno più una resa che consenta di mantenere immobili di quella dimensione. E quindi volevo dire che anche questo aspetto, cioè questa parte, la parte della relazione tecnica, è importante per rassicurare a chi pensa che possa essere trasformata in un'attività di diverso tipo. Dagli atti allegati non sembra, ecco, sembra che appunto, come vi è ribadito anche nella Convenzione, l'attività cinematografica persista. Il fatto che questo sia un allegato della delibera ritiene appunto ci può rassicurare sul punto. Allora, io metto in votazione questo atto. Richiamerei, ci sono consiglieri anche fuori, se possono essere chiamati tutti, l'atto su l'astra. Mettiamo in votazione. Bene, presenti 24, votanti 24, favorevoli 23, contrari 1, l'atto è approvato. E naturalmente come scrutatori prima avevo nominato, l'avevo detto informalmente, a Michele Perguidi, Francesca Chiavacci e Bianca Maria Giogo. Ecco, non so se era stato chiesto, grazie, è rientrato anche il consigliere Scino che per motivi istituzionali aveva già avvertito non poteva essere presente nella prima parte. Era a Roma per i suoi compiti di rappresentanza istituzionale della Guardia di Finanza. Caselli, non ho capito se veniva richiesta o meno l'immediata esecutività. Direbbe di sì. Quindi allora metto in votazione l'immediata esecutività, considerando che è arrivato anche il consigliere Scino, quindi 24, la delibera è immediatamente esecutiva. A questo punto io procederei con senso di operatività verso gli ordini del giorno che facevano parte del bilancio, almeno li esauriamo. Allora, primo 9, ordine del giorno, consiglieri De Zordio, Grassi, collegato alla comunicazione dell'assessore Falchetti su ATAF. Lo metto in votazione. Ordine del giorno numero 9.
Sì, sì, si vota. Bene. Allora, presenti 24, votanti 24, 24 contrari, l'ordine del giorno è respinto. Secondo ordine del giorno, l'ordine del giorno numero 10, è l'ordine del giorno collegato alla delibera 229-34-2011, la dimensione metropolitana degli sviluppi, era un ordine del giorno condiviso presentato da Spini. Cosa? Se parla al microfono vive perché non ho... Comunque questo io lo metterei in votazione. Sì. Prego, si mette in votazione l'ordine del giorno elaborato all'unanimità dalla Commissione sulla dimensione metropolitana degli sviluppi. Si rinvia? Bene. Allora, su richiesta di Bonifazi, questo ordine del giorno, il 10, è rinviato. L'11, ordine del giorno presentato dall'Occhi, ristrutturazione ex mercato multietnico in punto turistico. Lo mettiamo in votazione? Questo è l'ordine del giorno che richiede, presentato dal consigliere Locchi, la ristrutturazione dell'ex mercato multietnico in punto turistico, lineetta ristorazione. Allora, completiamo la votazione e poi Colini gli do la parola. Risulta non votante la consigliera Pezza, che pure vedo. E poi risulta... Crucolini non vota? Via, si vota questo e poi spiega Crucolini, dai. Comunque, se è dirimente al suo voto, do la parola a Crucolini perché spieghi. Andando nella direzione che lei ha sempre tenuto per una questione di correttezza istituzionale, al di là del motivo dell'assenza dell'opposizione, ma essendo un ordine del giorno di un collega dell'opposizione, io non lo voterei. Aspettiamo che ci sia. Io sono d'accordo con lei, però io lo metto in votazione. Basta che, come è avvenuto nell'ordine del giorno precedente, consigliere Bonifazi mi dica non è opportuno perché manca, io lo facevo slittare. Aspettavo semplicemente che qualcuno me lo dicesse. È evidente che quando sono ordini del giorno veramente motivati da un consigliere di opposizione che manca, sono anch'io il primo a essere d'accordo a slittare. Però li stavo leggendo tutti, perché molti di questi sono già passati in commissione, sono in lavoro. Allora, in quel caso, per una questione di correttezza, lei lo sa che poi uno va a prendere il pelo nel luogo. Ma io condivido quello che sta dicendo, semplicemente se non c'era nessuno che me lo prospettava è evidente che lo mettevo all'ordine del giorno. Quindi, di fronte a questa richiesta di Crucolini, d'accordo, come quello relativo alla questione metropolitana, come quello relativo al 10, anche questo è rinviato su richiesta di Crucolini. Guardiamoli insieme tutti, l'11. L'11 è un altro sul rifacimento marciapiedi Lungarno Pecori Giraldi chiesto dall'Occhi. Lo rinviamo? Scuola? Rinvia. Voglio chiedere per quale motivo la delibera per la nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è slittata.
Il problema di come delibera in queste richieste due nominativi, uno di maggioranza e uno di opposizione, quindi ho preferito, visto che devono essere quelle delibere largamente condivise per prassi istituzionale, ho preferito farla slittare. No, per un semplice motivo, perché le opposizioni erano presenti, c'è FLI, c'è il gruppo Spini e anche il Pieri. Sì, se ritenete opportuno di doverla votare, io mi rimetto alla vostra volontà. No, lui è Giambanco. Lui è Giambanco. È Giambanco. Era già così. Già pacifica la cosa. Capito, Presidente? Cioè, onde evitare di rimandare, cioè, c'era già l'accordo come... C'è anche a verbale, era pacifica la votazione. Bonifazi. No, dicevo che in conferenza di programmazione era stato già dato il nominativo per l'opposizione nel nome del consigliere Giambanco e per quanto riguarda invece la maggioranza il nome del consigliere Andrea Pugliese. Quindi per noi è votabile la delibera, se poi vogliamo rinviarla, rinviamola. Per quanto riguarda la proposta della maggioranza non è modificabile, ecco. Sulla questione degli ordini del giorno, diamo una regola. È chiaro che, come dire, per rispetto davvero degli equilibri tra maggioranza e opposizione, forse ci debbano essere i presentatori degli ordini del giorno. Siccome però dall'ordine del giorno 20 fino al numero 25 sono tutti ordini del giorno di maggioranza, si potrebbe addirittura procedere volendo anche senza discussione, va bene? Tassi mi aveva chiesto la parola? Ah, te non vuoi intervenire, avevo capito se poteva andare a votare, no, mi chiarisco, perché semplicemente avevo capito che non si discuteva nessun dei documenti, si mandavano subito in votazione, era semplicemente per questo. Chiedevo l'ho precisato, è rimasta verbale, ho detto che noi li passavamo uno per uno, è evidente che valutando la mancanza del presentatore collettivamente, come è avvenuto quando mi ha richiesto Cruccolini un ordine del giorno presentato da Locchi, li abbiamo rinviato, ma io andavo uno per uno, anche perché ad esempio ora c'è ancora Locchi e poi c'è Giambanco, poi dal 20 c'è consiglieri presenti, non vedo perché non, però per correttezza io li chiamo uno per uno, valutiamo insieme e decidiamo. Però c'era una mozione d'ordine di Scola a cui ha risposto Bonifazi e io a questo punto avevo soprasieduto all'esame della delibera sulla commissione dei giudici popolari perché ritenevo fosse opportuno la presenza di tutti, ma a fronte della sua mozione d'ordine, della condivisione della stessa da parte del capogruppo Bonifazi, io metto in votazione con consegna delle schede, previa consegna delle schede, la nomina della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Si può indicare tutti un nominativo. E voteranno quello che loro ritengono. Ogni consigliere mette un nome. I primi due nomi sono eletti.
Io inviterei a una maggiore celerità per dare due schede. Si dia inizio allo scrutinio. Agostini. Agostini ha votato, no? Sai, Agostini, Giulio Agostini, fidati. Albini. Fidati, Albini. Alessandri. Bassi. Non importa, arriva. Però ho capito, si perde il filo. Bassi non c'è. Stati nominati. Erano stati nominati prima in occasione della chiamata. Venire a portarci la scheda. Ora una mia. Per l'esattezza erano Pierguidi che sta diligentemente svolgendo il suo lavoro, Chiavacci che con molta Bertini responsabilità Enrico. Fin all'inizio ha visto attiva in questa funzione e Giovoli Bertini, altrettanto Stefano. Presente sui bandi dell'opposizione. Biber. Biti. Bonifazzi. Aspetta. Borselli. Borselli sì. Cellai. Chiavacci. Chiavacci. Collesei. Collesei. Cruccolini. De Zordo. Di Puccio. Dormentoni, Fittante, c'è? Eccolo. Fittante non c'è. Fratini, Galli, sì sì, perché Galli non c'è, Gallo, Giambanco, Gianni, Giocoli, Giuliani. Grassi. C'è. Venga la seconda chiama. Venga ora, non verrà fatta. Lauria. Non sarà fatta la seconda. Livi. Non c'è. Locchi. Meucci. Sveglia. Birillo. Meucci. Meucci. Pezza. Pezza. C'è. Pezza. Sì, questa è la dorme. Ah. Però non concorda e ha ragione. Vai. Pieri. Pieri Massimo. Pieri ha votato come si dovrebbe fare. Ha votato. Quando andiamo su. Alza. Pieri ha votato. Pugliese. Pieri ha votato. Grande. Razzanelli. Renzi. Renzi sì, domani, vai. Ricci. Ricci c'era. Ricci. Ah. Roselli Sabatini, Sarra. Sarra c'è. Sarra ha votato. Scino. Ha votato. Sta votando. Ora ha votato. Scola. Abbiamo visto. Sguanci. Spini. Arriva Spini. Stella non c'è. Stella Tenerani, Torselli niente. Niente.
Non ci sono. Quanti sono i votanti? 1, 2, 3, 4, 5. Mettiamoci gli scrutatori, ecco. 27 sono i votanti. Si chiede gli scrutatori. Chierguidi. Ascolta, ora c'è da fare un altro lavoro. Chiavacci. C'ho sempre il... No, scusa. Allora, gli scrutatori.
ma come fai? Bene, mi portate il verbale perché ho visto che già c'è, si sta sciogliendo la suspense per l'esito della votazione. Hanno ottenuto voti Pugliese 14, Giambanco 9, Viti 1, Renzi 1, schede bianche 4. Quindi sono eletti a rappresentare il Comune di Firenze per quanto riguarda l'importante scelta dei giudici popolari, i consiglieri Pugliese e Giambanco. Un applauso. Adesso mettiamo in votazione la delibera con questi due nomi. Bene, presenti 24, favorevoli 23, un astenuto, naturalmente uno dei... no, un astenuto. Conseguentemente la delibera approvata, sono nominati per quanto riguarda la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, i consiglieri Pugliese e Giambanco. Adesso ritorniamo agli ordini del giorno. Gli ordini del giorno, seguendo quanto veniva segnalato poc'anzi, evito gli ordini del giorno presentati da consiglieri non presenti, quindi Locchi e Giambanco, arriviamo all'ordine del giorno numero 20, presentato da Biber, Pezza, Agostini, Livi, Chiavacci, Dormentoni, Cruccolini, per il completamento e Cinema Alfieri. Lo metto in votazione. È l'ordine del giorno per il completamento del... no, no, non si presenta. Per il completamento del Cinema Alfieri. Me l'ha chiesto consigliere Pieri, ma non vota, è un ordine del giorno importante. Vabbè. Allora, presenti 25, votanti 25, favorevoli 25... l'ordine del giorno è approvato. Il 21, presentato da Biber, Pezza, Agostini, Chiavacci, Dormentoni, Cruccolini, in merito agli stanziamenti da garantire alle associazioni culturali e sportive e alle biblioteche comunali e di quartiere. Biber. È rimasta da quello di prima la richiesta di poter intervenire. No, vado velocissimo, l'ordine del giorno è quello con il quale si chiede di integrare gli stanziamenti ad oggi previsti in bilancio per le associazioni culturali e sportive, nonché di garantire anche il finanziamento dell'acquisto dei libri per le biblioteche per tutte le biblioteche di quartiere, compresa la biblioteca delle Oblate, che ad oggi sono finanziate con il codice 14, quindi con il codice delle alienazioni. Quindi in ogni caso anche di da garantire priorità, chiaramente così come è successo l'anno scorso, all'acquisto del materiale librario e multimediale per tutte quante le biblioteche di quartiere, nonché chiaramente il reintegro che già è avvenuto al momento in cui è stato votato il bilancio con l'emendamento presentato da questa maggioranza per il capitolo dei contributi sportivi e reintegrato di 50.000 euro e per quanto riguarda il capitolo delle convenzioni culturali reintegrato di 100.000 euro. Quindi qui la richiesta dell'ordine del giorno è quello di riportarlo chiaramente il più possibile quantomeno ai livelli del bilancio appunto 2010 per garantire appunto la vitalità delle attività culturali e sportive della nostra città. Grazie. Grazie a lei. Mettiamo in votazione. Presenti 27, votanti 27, favorevoli 27, l'ordine del giorno è approvato.
Adesso, sempre Collesei, Dormentoni, Giuliani, Croccolini, Scola, Di Puccio, sull'ordine del giorno che prevede priorità di un eventuale avanzo di amministrazione. Lo metto in votazione. Bene, 26 presenti, 25 votanti, 25 favorevoli, l'ordine del giorno è approvato. Adesso il 23, che si riferisce a un ordine del giorno presentato da Collesei, Agostini, Pezza, Giuliani, Croccolini, Scola, Di Puccio, contro il blocco delle assunzioni. Collesei. Io faccio velocemente, ma penso che sia importante fare una, anche se breve, una presentazione di questo ordine del giorno. Noi abbiamo visto con il nostro bilancio che secondo un conteggio differente che ha fatto la Corte dei Conti non siamo riusciti a stare dentro il tetto del 40% e quindi a impedire che scattasse la norma del blocco delle assunzioni. In realtà questa cosa è molto controversa e sta suscitando grande attenzione da parte di molti comuni che si sono viste cambiare le carte in tavola, le regole durante il gioco. Infatti questo cambio di conteggio deriva da delle norme che sono state inserite in corso d'opera, in particolare sono conteggiati co-co-co, mentre prima non venivano conteggiati, e nel caso specifico del Comune di Firenze gravano anche i dipendenti dell'ITI che, come sappiamo, svolgono una funzione in supplenza a quella che invece dovrebbe essere la funzione statale. Siccome sono, ripeto, 18 capoluoghi di provincia che sono incappati in questo diverso conteggio da Torino a Enna e riguardano un po' tutta l'Italia, si chiede al sindaco di intervenire perché attraverso un chiarimento con la Corte dei Conti si arrivi a un calcolo più aderente alla realtà dei fatti e alle finalità dell'ente. Con un calcolo fatto correttamente il Comune di Firenze non andrebbe incontro a quello che blocca le assunzioni. Grazie Presidente. Concordo pienamente con quanto poco detto fa dalla consigliera Collesei, però casomai io chiedevo se era possibile anche aumentare, visto che oggi c'è stata la comunicazione dell'assessore su un settore che riguarda anche e ha delle ripercussioni chiare sul blocco delle assunzioni, dando anche la responsabilità a chi ce l'ha, ovvero al decreto dello scorso anno del governo. Quindi io chiederei se c'è la disponibilità, oltre che rivolgersi verso la Corte dei Conti, anche verso quindi di dare mandato al sindaco di contrastare questo operato, questa interpretazione anche data dal governo Berlusconi. Se è possibile integrarla, io credo sia anche un aggiornamento migliore, perché è chiaro, la Corte dei Conti, su cui forse però non è responsabilità nostra quella di averla chiamata in causa. Io forse avrei chiamato in causa preferibilmente il governo rispetto a quella della Corte dei Conti, perché è un organo di controllo ed è bene che faccia il suo lavoro. Forse quello che è il problema è la norma che è stata recepita ed interpretata dalla Corte dei Conti, che naturalmente non se l'è autofatta un organo come quello di controllo della Corte dei Conti, ma è di derivazione completamente governativa e nazionale. Quindi se è possibile sostituire in qualche maniera la Corte dei Conti al governo, insomma. Grazie. Riformula con Lisei. Tutto approccio debbano essere tutte buone cose, perché anche con la direttiva ministeriale comunque con un corretto calcolo noi saremmo al di sotto del conteggio. Quindi a me mi va bene integrare, come dice Grassi, ma senza togliere riferimento alla Corte dei Conti. Allora viene messo in votazione l'ordine del giorno con accanto la raccomandazione Grassi, che è desunta dal suo intervento nella verbalizzazione. Mette in approvazione l'ordine del giorno.
Bene, 25 presenti, 25 votanti, 24 favorevoli, l'ordine del giorno con le sue, con le raccomandazioni, grazie, approvato. La parola, adesso il 23, ordine del giorno collegato alla delibera, il 24, ordine del giorno collegato alla delibera numero 229-34, giardino pubblico nell'area dell'ex meccano tessile. In votazione. Parola Bermontoni. Molto velocemente, Presidente, perché questo è un ordine del giorno molto importante per noi e anche molto coerente con quello che abbiamo votato negli ultimi due consigli comunali, e cioè un bilancio, un piano strutturale in cui anche tramite la relazione del Sindaco Renzi è stata data molta importanza a un processo di nuova partecipazione per definire le sorti dell'area ex meccano tessile. Coerentemente con la mozione che aveva approvato questo Consiglio Comunale nel marzo di quest'anno, dove si individuavano funzioni culturali e funzioni di verde pubblico e di ricucitura con il tessuto circostante tramite percorsi pedonali, ciclabili, eccetera, concetto che è stato ulteriormente rafforzato con un emendamento nella fase di approvazione del piano strutturale. Con questo ordine del giorno specificatamente si chiede alla Giunta Comunale di individuare nell'ambito dell'attuale bilancio di previsione o di una sua specifica variazione da proporre al Consiglio uno stanziamento finalizzato a rendere utilizzabile in tempi brevi un'area dell'ex meccano tessile, in particolare quella più prospiciente via Lombroso, prevedendo le opere necessarie a realizzare l'apertura al pubblico di un giardino. Sarebbe un primo passo per riaprire quest'area e per cominciare con un luogo di ritrovo per le famiglie, per i residenti, e cioè un giardino pubblico. Bene, grazie, grazie. Grazie Presidente. Il documento riporta anche la mia firma e quella del nostro gruppo, perché crediamo che questo sia un impegno molto importante per questa amministrazione. Avremmo, e non lo diciamo senza qualche rimpianto, preferito che fosse un emendamento in cui si andava a trovare dei fondi, anche perché nella versione originaria si parla di individuare nell'ambito dell'attuale bilancio di previsione collegata a quello, e quindi voleva dire di trovare uno stanziamento specifico. Purtroppo questo non c'è stato possibile. Naturalmente ci auguriamo nella prima variazione di bilancio, che al massimo sarà entro il 30 di settembre, quindi vedremo se questo ordine del giorno sarà la solita carta straccia come altri ordini del giorno che sono stati approvati da questo Consiglio non hanno senza sortire nessun effetto, oppure se invece, come noi ci auguriamo, possa diventare un ordine del giorno serio preso in esame dalla Giunta. E su questo io mi appello, visto che l'unico assessore presente è l'assessore Cianfanelli, se fosse possibile prestare particolare attenzione verso questo documento, perché penso che verrà approvata all'unanimità dei presenti, quindi comunque sia penso anche se ci fosse stato altri componenti del Consiglio, anche delle altre opposizioni centrodestra, penso sarebbe andato ugualmente ad essere un voto unanime. Quindi mi chiedo sinceramente all'assessore se può far presente in maniera precisa se questo documento può essere portato con una particolare attenzione anche in Giunta quando si parlerà della prossima variazione di bilancio. Grazie. Bene, ti metto in votazione. L'assessore Cianfanelli, ne stavamo parlando, mi ha assicurato tutto il suo impegno e la sensibilità che riconosciamo a lei è dimostrata. Prego il voto. Presenti 24, votanti 24, favorevoli 24, approvato all'unanimità questo ordine del giorno. Adesso quello sul TPL per richiedere risorse aggiuntive alla Regione Toscana e l'annullamento del drastico taglio del governo per il 2012. Parola Grassi. Ora si riferisca all'altro ordine del giorno, si mette in votazione.
Si mette in votazione, prego. Presenti 24, votanti 24, favorevoli 23, un astenuto, l'ordine del giorno è approvato. Mozione che fu approvata all'unanimità, per questo la trovate come primo punto delle mozioni all'ordine del giorno, è quello su cui tutti prendemmo l'impegno per attivarsi a ristabilire quanto prima la fermata dell'autobus 27 a Sollicciano, di Puccio, Gruccolini e Zordo. Era favorevole unanime. Naturalmente, ecco, io vorrei fare un invito. Come avete visto, con molta tolleranza ho lasciato che ciascuno intervenisse nelle mozioni sugli ordini del giorno, perché non erano state dibattute in commissione e quindi era giusto che ognuno si pronunciasse proprio per illustrarle. Ora stiamo passando alle mozioni, questa è la prima mozione, che sono state tutte ampiamente discusse e votate in commissione, quindi pregherei di ridurre proprio a cose essenziali gli interventi, in modo da procedere con celerità. Adesso questo ordine del giorno lo metto in votazione? No, scusa, questa mozione la metto in votazione? C'è Grassi, però la prego di attenersi a quelle indicazioni che le ho dato. Prego, Grassi. Due punti, lo chiederei alla Giunta se vedessi qualcuno, semplicemente un punto, eccomi l'assessore. Chiederei quale sia la fattibilità della richiesta, semplicemente non per non fare, semplicemente una mozione, è una modifica di una linea, di un nuovo capolinea di una linea dell'autobus. Quindi chiederei semplicemente. Scusi, consigliere Grassi, questo è un argomento molto importante perché non riguarda la Giunta, ma riguarda un'assemblea che è l'assemblea della società per azioni ATAF. Conseguentemente noi su questo dovremmo chiederlo, tanto è vero che in gran parte questa linea riguarda il comune di Scandicci, perché siamo nel comune di Scandicci, eviterà di andare su un livello stringente nei confronti della Giunta. È evidente che è un atto di indirizzo politico che noi rivolgiamo alla Giunta comunale, ma in generale all'assemblea ATAF, quindi anche al comune di Scandicci. Mi farò carico di telefonare stasera al presidente del consiglio comunale Merlotti per fargli presente che il consiglio comunale di Firenze ha votato il ordine del giorno. Quindi è un atto più consigliere che di invito alla Giunta. Comunque è giusto la sua precisazione nella sollecitazione fatta all'assessore De Giorgi. Francesca Gavacci. Siccome il consigliere Grassi non era presente, ma nella quarta commissione abbiamo audito l'assessore Coniglio, la provincia che ci ha sempre appunto sollecitato nell'approvare questa mozione, lo dice Scola, appunto, per poi presentarla anche come provincia. Ci sono stati portati anche i dati di affluenza del, se Grassi era venuta alla commissione, non faceva questa domanda. Bene, grazie all'onorevole Francesca Chiavacci per questa doverosa precisazione. Vedo il plauso di Scola, che ha un rapporto preferenziale con il vicepresidente Coniglio, e quindi la mettiamo in votazione. Bene, 24 presenti, 24 votanti, 24 favorevoli, la mozione è approvata, grazie. Adesso la mozione presentata da Spini e da Grassi per garantire l'opzione. Per garantire l'opzione vegetariana nelle mense pubbliche presenti sul territorio fiorentino. La parola a Tommaso Grassi. Chiedo scusa, io avevo letto vegetariane, ma di fronte alla raccomandazione a una migliore lettura dell'onorevole Tealbini,
rileggo, per garantire l'opzione vegetariana e vegana nelle mense pubbliche presenti sul territorio fiorentino. La mettiamo in votazione. Bene, 23 presenti, 23 votanti, 2 favorevoli, 19 contrari, 2 astenuti, manca il sindaco e quindi possiamo considerare numero legale sufficiente, quella di 23, la mozione è respinta. Adesso la 28, contributo per l'assunzione di collaboratori familiari. Metto in votazione la mozione numero 28. Invocazione. Essendo assente la Giovoli metto Titta Marucci come scrutatore. Anzi Grassi, sì, perché Grassi va rispettato. Perché se no manca il numero, manca il numero. Presenti 23, votanti 23, favorevoli 23, è approvata la mozione sui contributi per la collaborazione familiare. Benissimo. Allora, sì, adesso sempre presentata da Grassi, la mozione numero 29, adeguamento dei giochi presenti nei parchi pubblici cittadini alle esigenze dei bambini, io direi diversamente abili più che handicappati, è più appropriato. Allora, la mettiamo in votazione. Perché? È bloccato e che? Presenti 23, votanti 3, favorevoli 4, contrari 19, la mozione è respinta. Adesso la 30, realizzazione del cimitero degli animali d'affezione, è di Locchi, quindi io eviterei di presentarla. Quindi la 30 è rinviata, mentre la 31, presentata da Torselli, anche questa la rinviamo. Torselli ancora sull'inquinamento ambientale, l'area di Poggio Secco rinviata. A questo punto trasporto delle bici sul mezzo tranviario, presentata da Grassi, la mettiamo in voto. Ah, chiede la parola? Allora do la parola a Grassi per mozione d'ordine. No, allora, due cose. Una penso che possa essere accolta senza problemi. Stamattina anche in commissione lavoro c'è una mozione importante firmata dalla Presidente Collesei, ma condivisa da tutta la commissione, condivisa anche da tutto il Consiglio, su quelle riguarda gli appalti delle pulizie. È stata depositata a dicembre e non è stata ancora discussa. Io ci terrei personalmente a metterla in votazione, anche perché se no, non essendoci PDL e non essendoci anche consiglieri del FLI e dell'UDC del gruppo misto, probabilmente diventa un consiglio in cui vengano praticamente trattate solo le mie mozioni. Un po' mi fa piacere poterle, come qualcuno dice, smaltirle e io approfondirle. Io direi approfondirle e approfondirle. Però
mi farebbe piacere anche, dato che ci sono all'interno delle mozioni di un certo livello che hanno anche una certa necessità di essere approvate, se no il Consiglio Comunale arriva sempre una volta troppo tardi, io chiederei se alcune possono essere messe. Io ho individuato, per dire, questa qui, anche se non è mia, ma penso possa essere condiviso l'invito, sugli appalti di polizia e ausiliari delle scuole. Era un impegno e ci siamo presi anche verso i sindacati, verso i lavoratori. L'ordine del giorno 43, mozione 1342-2010, che risulta essere la Commissione Occupazione e Lavoro. Io ci terrei personalmente, poi la 43. Lo assicuriamo, sono il consigliere consigliere che arriverà alla 43 e la metteremo in votazione. Adesso la sua, quella sul trasporto delle bici sul mezzo ferroviario, votazione. Contrario, un astenuto. La delibera e la mozione è approvata con grande autorevolezza e quindi questo indurrà sicuramente a portare le bici sul mezzo ferroviario. Adesso la mozione numero 34, approvvigionamento acqua pubblica in località Ponte all'Asse. Votazione. Aspettate cosa mi dice Zarella, ma la parola come si... Chi è? No, ma tanto poi quando manca il sindaco è buono, perché... Allora, nella mozione sulla bici nel mezzo ferroviario aggiungere, lo dico all'ufficio, aggiungere un voto al voto favorevole del capogruppo Mario Mazzarelli. Allora adesso continuiamo con la 34, è l'approvvigionamento dell'acqua pubblica in località Ponte all'Asse, presentato da Grassi. Si vota. Andato a votare, nonostante tanti consiglieri presenti hanno votato solo i 10, prego. Ecco, grazie, vedo una maggiore. Vedo la presenza di Maria al suo posto, ma non ha votato, ecco, perfetto. Perfetto. Razzarelli, su questo voto per non dover dopo aggiungere. Sull'acqua pubblica la qualità contrasse. È importante. Ha ragione, non stavo facendo delle urla. Dico una delibera importante per le 90 famiglie di Ponte all'Asse. Bene. 23 presenti, 23 votanti, 18 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti, il risultato incoraggiante per le famiglie di Ponte all'Asse. Ecco, sono in realtà 19 voti favorevoli e 1 contrario, perché Elisabetta Lecce ha errato, in realtà doveva votare a favore anche lei per l'acqua di Ponte all'Asse. La mozione è approvata. Grazie. Adesso la 35, modalità di raccolta di oli esausti nel territorio comunale. Tommaso Grassi. Prego, ho chiesto la parola, la delicatezza della mozione. Molti e questa è ritirata. È ritirata perché era già stata superata dalla mozione del Ricci. Bene, allora contenti molti, è stata sussunta nella mozione Ricci e quindi questa è ritirata e tolta dall'ordine del giorno. La 36, l'uso di Skype nelle postazioni del Comune di Firenze. Grazie.
Grazie Presidente, io credo che questa sia una proposta concreta, ovvero quella di dire che mi sembra i dati siano direttamente del sindaco, dell'assessore Nardella. Il comune spende circa 2 milioni e mezzo all'anno per le utenze telecom della rete fissa tra uffici. Quindi si parla di uffici di interni tra il gruppo consigliare X e il gruppo consigliare Y, tra l'ufficio della direzione urbanistica e la direzione servizi tecnici o altri servizi. Ci sono alcuni comuni in giro per l'Italia che hanno adottato il metodo di Skype, che è praticamente un metodo che farà poco contenti naturalmente gli operatori che ci guadagnano dalle utenze pubbliche, ma che naturalmente fanno il piacere delle casse del comune che li hanno adottati. Alcuni municipi del comune di Roma nella legislatura precedente all'attuale, altri comuni nel nord, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, hanno adottato questo sistema che è semplicissimo, basta utilizzare la linea internet con il software libero, quindi non si paga nulla, di Skype, per utilizzare sia per i numeri interni sia a un costo molto minore anche i numeri esterni. Questa può essere un'opportunità che naturalmente può essere utilizzata, la consigliera Agostini mi suggerisce anche le chiamate internazionali, quelle costano un po' di più, forse sarebbe bene farne il meno possibile, però insomma comunque sia anche quelle sono tali. E naturalmente noi si chiede all'amministrazione di perseguire questo percorso. Naturalmente noi ci auguriamo che possa essere approvata, qualora non fosse approvata ce ne dispiaceremmo molto, perché credo sia una proposta concreta e attuale. E non è come qualcuno ha un pochino ironicamente giocato sul titolo uso di Skype nelle prestazioni del Comune di Firenze, e nessuno chiede di mettere i telefoni in ufficio del Consiglio Comunale, ma di metterli per tutti gli uffici comunali. Grazie. Grazie consigliere Grassi, però vorrei farle presente che questa mozione che sarà messa ai voti è un tantino pleonastica, perché l'uso di Skype avviene già in comune. Devo farle presente che l'assessore Ciampanelli, che stava seguendo attentamente, mi ha dato il biglietto da visita in cui vedo Skype punto Elisabetta Ciampanelli, quindi è la dimostrazione che molte delle riunioni e molte delle opportunità che i cittadini hanno di usare Skype sono già in uso a assessori particolarmente lungimiranti nel predisporre servizi che vanno in direzione ai servizi al cittadino. Mettiamo in votazione questo ordine del giorno, ma un plauso all'assessore Ciampanelli per aver già provveduto in questa direzione. Prego. Allora, 26 presenti, 25 i votanti, 23 favorevoli, 2 gli astenuti. Vedo il presidente del quartiere Marmucci, anche lui mi ha detto che usa già Skype. Passiamo al 37, contro la direttiva europea numero 86-609, CE sulla vivisezione, sempre presentata da Tommaso Grassi, il quale vedo si riferisce, sta guardando il presidente della commissione, anzi è Caterina Viti che chiede di parlare. La parola a Caterina Viti. Sì, c'era da fare effettivamente un approfondimento di prego la parola alla consigliera Caterina Viti. Questa mozione già in commissione era stato chiesto un approfondimento ulteriore, quindi se il consigliere Grassi è d'accordo si chiederebbe di riportarla in commissione per questo approfondimento. Qual è l'opinione del consigliere Grassi? Vedo dal cenno molto americano che è d'accordo, e quindi all'insegna della comunicazione con Skype noi ripassiamo anche questa in commissione. Adesso quindi è rinviata la mozione
proprio in attesa di un approfondimento in commissione, così come richiesto alla consigliera Bitti. Adesso la 38, introduzione della tariffa premiale puntuale per la raccolta di rifiuti solidi urbani e diffusione del metodo porta a porta. Prego al voto. Mi permetto al consigliere Scola di dire che ancora non ha votato perché lo vedevo animato in discussione. Bene, grazie consigliere Scola. Presenti 25, votanti 25, favorevoli 22, astenuti 3. La mozione è approvata per una seduta che rimarrà memorabile per il consigliere Grassi, perché non abbiamo mai riscontrato in questi due anni un così alto consenso sulle sue mozioni. La parola alla consigliera Bitti. Prego, la consigliera Bitti è già in piedi per parlare, vorrei che gli fosse data la parola. Eccomi. Come mai questo? Provo a parlare se non funziona. Parlare senza voce? No, al microfono il consigliere Gallo. Eccoci, no, me l'hanno data la voce finalmente. Volevamo chiedere, non so se devo fare una mozione d'ordine, ma non credo, se il consigliere Grassi è d'accordo, di passare subito alla votazione del punto 43 all'ordine del giorno, cioè assicurare il servizio di appalti di pulizia ausiliare delle scuole. Vedo dai gesti che però questo avviene a condizione che il consigliere Grassi non traduca questa delibera già sufficientemente approfondita in commissione. Mettiamo a questo punto in votazione, saltando le altre mozioni, la numero 43. Bene, presenti 24, votanti 23, favorevoli 23, la mozione è approvata e vedo largo consenso. La parola al capogruppo del Partito Democratico, Francesco Bonifazi. Chiedo la cortesia di un ultimo sforzo per votare la mozione numero 87 sull'adesione alla marcia di pace Perugia-Assisi, che così accuratamente è stata votata con un voto unanimo in Commissione Settima e quindi in assenza di un dibattito vero e proprio che si è tenuto apertissimo nell'ambito della Commissione. Allora vorrei votarla senza discussione. No, via ragazzi. Io direi che possiamo arrivare a votare l'87, ma prima, poco fa, parlavo con il consigliere Pierguidi, se prima facciamo uno sforzo anche per l'81 la possiamo approvare poi. Quindi votiamo la prima, metto in votazione l'ordine della mozione numero 81, campo da basta e scoperto in via Maccari, angolo via Torcicodi. Prego, si vota. No, ho un carattere di urgenza. Il fatto
che vi sia una forte domanda sul territorio. Presenti 23, votanti 23, favorevoli 23. L'ordine del giorno 80, la mozione numero 81 approvata, e ora l'87. L'87. Si mette in votazione la mozione su Assisi. Presenti 25, votanti 24, favorevoli 25, anche la 87 adesione alla marcia per la pace Perugia Assisi al seminario nazionale La Tavola della Pace in preparazione della marcia è stata approvata. Ringrazio tutti i consiglieri per il numeroso numero di atti che sono stati oggi approvati. L'appuntamento è a lunedì prossimo 11 luglio. Grazie.